Ciao a tutti amici di eximardware.com per ritrovare da nuovi unboxing. Dopo la recensione e unboxing della Corsair Strife abbiamo deciso di analizzare anche il modello RGB ed eccoci qui con la Strife RGB. Partendo velocemente dalla confezione troviamo il medesimo layout grafico, in questo caso troviamo solo l'immagine illustrativa relativa al modello RGB ed alcuni adesivi, loghi che ci ricordano la presenza e la disponibilità per il modello Strife RGB dei CRMX Silent, una nuova tipologia di switch meccanico leggermente più silenzioso di quelli presenti. Vedremo comunque nel corso della recensione scritta i pregi di questi nuovi switch. Nel retro della confezione troviamo un'ulteriore immagine illustrativa con tutto intorno altre caratteristiche. All'interno della confezione troveremo classici caps di ricambio con un sempre estrattore in plastica che ci permetterà un cambio veloce e pratico, nonché in tutta sicurezza dei caps già presenti sulla tastiera. Ovviamente i caps di ricambio ideali per giochi MOBA ed FPS sono dotati di una particolare texture quasi gommata che migliorerà il grip sui tasti singoli e stessi. Troviamo il classico manuale di istruzioni, un poggiapolsi in plastica con finitura superficie gommata, assente nel modello Strife normale, quindi nel modello classico. Ed infine troviamo la tastiera, la Strife RGB. Come possiamo vedere, il design è il medesimo, la colorazione è sempre full black, dotata sempre di tasti multimediali che vanno da F5 ad F12, ad esclusione del tasto F6. Nel modello RGB, ovviamente, è presente una retroilluminazione RGB, quindi potremo retroilluminare tutti i tasti meccanici presenti sulla tastiera di un singolo colore a nostro piacimento, o creare diversi effetti di retroilluminazione. Il layout è completo, quindi dotato anche di tastierino numerico, e il layout di digitazione è italiano. Infatti Corsair è un'altra azienda che si sta, diciamo, specializzando nella produzione di tastiere con il nostro layout. Nella parte alta di destra troviamo sempre i tasti per Game Mode, quindi per disattivare il tasto Windows una volta avviata una sessione di gioco, il tasto per regolare l'intensità della retroilluminazione. Troviamo, a differenza del modello Strife classico, soltanto il nome del brand Corsair, a differenza della Strife classica che adottava anche il veliero, quindi il logo simbolo dell'azienda californiana. Classici anche i LED passatici di stato per i vari blocco numerico, blocco scorrimento e caps lock. Anche la barra spiazzatrice è dotata sempre di questa texture gommata e particolare che ci permetterà un migliore grip. Prima di girare la tastiera possiamo anche sentire una leggera diminuzione della rumorosità rispetto agli altri switch meccanici, compresi i CRMX LED, che sono dei tasti, scusate, dei switch lineari. Nel retro della tastiera troviamo anche qui un design molto classico e semplice, uguale a quello visto nella Strife, dotata di semplice retroilluminazione rossa. Classici piedini in gomma, oltre che due piedini in plastica che ci permetteranno di rialzare un minimo la tastiera e quindi agevolare il comfort e la scrittura. Nella parte inferiore troviamo anche questi due fori che ci permetteranno di innestare con estrema facilità il poggiapolsi. Prima di innestarlo, vi ricordiamo che anche la Strife RGB è dotata di una porta USB nella parte superiore e per collegare eventualmente il mouse, che sinceramente sconsiglio, a una piccola pendrive USB 2.0. Il cavo è sempre rivestito di una guaina in gomma e troviamo due connettori USB, di cui uno servirà per la tastiera e uno per l'alimentazione della porta USB pass-through. Come dicevamo, adesso colleghiamo velocemente il poggiapolsi con estrema facilità. Ci basterà accostare dunque il poggiapolsi al bordo inferiore della tastiera e con un semplice scatto il poggiapolsi sarà innestato. Ed ecco
Dunque, come si presenta, la Streiffer AGB dotata anche di poggiapulsi con superficie gommata che nel modello Streiffer classico non era presente. Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximhardware.com e trovate giù in descrizione anche il link dove acquistare la tastiera al miglior prezzo su Amazon. Un saluto a tutto lo staff.